Francesca Baroni come Niloufar, il dramma dopo Temptation Island. Temptation Island, Francesca Baroni vittima di bullismo come Niloufar Haddati. Ieri pomeriggio è andata in onda l'ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza Niloufar Haddati ha dichiarato in lacrime di essere stata vittima in queste settimane di cyberbullismo. Una rivelazione, che ha commosso molto i telespettatori del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, i quali si sono immediatamente riversati sui social per esprimerle la loro più sincera e totale solidarietà. E a distanza di poco più di 24 ore dallo sfogo della tronista, anche la ex protagonista di Temptation Island Francesca Baroni ha dichiarato sul settimanale Oggi in Edicola Domani di essere stata insultata per mesi sui social, asserendo: dopo la mia partecipazione a Temptation Island ho iniziato a ricevere migliaia di messaggi di insulti e addirittura minacce di morte. Difatti molti non le hanno perdonato il modo in cui ha trattato il suo fidanzato nel reality show più piccante della stagione estiva. Tuttavia purtroppo molti hanno esagerato, andando ben oltre l'esprimere una critica sui social. Per questo motivo ha aggiunto di aver affrontato un brutto periodo, superato esclusivamente grazie al sostegno e all'amore del suo fidanzato Ruben. Francesca Baroni insultata dopo Temptation Island come Niloufar Haddati. Francesca Baroni di Temptation Island vittima di cyberbullismo. Difatti, la giovane ha rilasciato in queste ultime ore una toccante intervista al magazine diretto da Umberto Brindani. E in questa circostanza ha rivelato di essere stata attaccata per mesi sui social dagli hater. Inoltre ha anche aggiunto di aver ricevuto diverse minacce di morte. Per questo motivo ha affrontato un periodo molto difficile, uscendone fuori solo grazie al sostegno del suo fidanzato Ruben Invernizzi. Ma non è stata l'unica in queste ore a fare una rivelazione simile. Difatti ieri pomeriggio a Uomini e Donne anche la cronista Niloufar Haddati, in lacrime, ha raccontato a Maria De Filippi di aver ricevuto insulti e minacce di morte sui social. E tutto questo l'ha sconvolta, soprattutto perché a scrivere certe cose sono state anche donne di una certa età. Tuttavia la conduttrice del dating show di Canale 5 ha ricercato di tirarle su il morale, consigliandole di non leggere i social e di evitare di dare importanza a certa gente. E dopo questa sua confessione, sono stati tanti a chiedere che vengano fatte delle leggi apposite per cercare di far fronte a questo brutto fenomeno, che ha colpito Niloufar, Francesca e tantissimi altri. Verranno presi provvedimenti dal prossimo governo?